Allora, ci troviamo alla 15ª edizione della Sardinia Open di tennis per i diversamente abili. Qui bisogna parlare piano perché sennò si arrabbiano, ma noi staremo un po' dietro le quinte, vedremo che cosa accade tra gli atleti. Cercherò di fare il serio per quanto posso. Sprechen Sie Deutsch? Do you speak English? Yes. Oh, very good. Sorry, I don't speak English. No problem. I speak English very well. Okay, listen, how are you? Well, fine, thanks. I'm very okay. So, no problem for me. Oh, sorry. Sorry, I forgot. How are you? What's your name? I'm Jiska Griffin. Okay, where do you come from? I come from Holland. Holland, okay. So now you have to play, or you have already played? Now look at my sweats. Like, I just got a... It's not that hot. No, it's hot. Oh, it's hot, nice. But you played now? Okay. Yeah, I played, in pratica, ha giocato, ha appena giocato. Io faccio la traduzione. Cosa ha fatto? Hai vinto. So you won? Yes. So you won. Now you go to the final. Or, so you are the first one that go in the final. Yeah, the other ones are still playing. Allora in pratica lei ha vinto e andrà in finale. L'altra, l'avversaria, sta giocando ancora. Quindi, so you prefer that win the best or the worst? No, the best. Very. To play the best, right? Yes, yeah. You want to win with the best. Yes. Ha detto che gli piace Alghero, anche lei qua vuole comprare una casa vicino al mare. Dice che un posto così bello non l'ha mai visto neanche ai Caraibi. Okay, so I hope for you the best. Yes, thank you. Okay, give me five. Ciao. Ciao. Viva Sardinia. Viva Sardinia. Yes. Yay. Antonio Burruni, chi è che non lo conosce? Il più grande giornalista, addirittura anche Galeazzi mangia con lui, mangiano assieme, capito? Articoli non se ne parla, però di pasta. Volte, Lui mangia due volte. Senti, cosa stai scrivendo, Antonio? Lì. Niente, sono su Facebook. Aia. Che cazzeggio. Questa è la tua postazione qui alla Sardinian Open. Sì, mi tengono talmente in considerazione che mi hanno tirato nel ristorante. Senti, allora dici due cose serie però stavolta. Come ti sembra quest'anno l'Open, a differenza dell'anno scorso? Il problema è il traffico. È un casino arrivare qua, eh? È un casino arrivare qua, soprattutto dal bagno al ristorante, pieno così di gente. Lo so, ma poi occupano tutti i gabinetti. Io gliel'ho detto, guarda che questo è il posto mio. Tu pensa che l'hanno fatto anche degli altri? Non se ne trova uno libero. Ma com'è? Fanno tanta pipì? Perché bevono tanta acqua. E corrono, vero, con le carrozzelle, pipì. Tanta plin plin poi. Allora, adesso tu mi devi spiegare perché ogni volta che entra una ragazza qua dentro ti tiri sul colletto. Ah, scusami, ho capito, è l'unica cosa che ti va su, è vero? Assolutamente. Fai il serio. Sono serissimo, tanto che il colletto mi dà anche quell'area di serietà che prima non avevo. Qua dentro è quasi casa mia, in quanto io faccio il segretario, quindi se entri tu è un conto, se tu una bella ragazza... È un'altra cosa. È assolutamente sì, cioè... Vieni. Senti, stavamo parlando prima con GG, lui dice che quando parla con una donna si innamora. Ci puoi dire cosa pensi tu di GG? Grazie. Beh, eloquente quello che ha detto, niente. Tiziana, scusa, no. Cosa fai in compagnia con questa faccia qua? Vieni qua. Simone, vieni qua. Purtroppo queste facce, guarda, brutte sono i miei. Ma come amici. Mai ti stanno vicini? Ma cosa vogliono da te? Di, no, di, ma cosa fa? Guarda che sguardo che ha, guarda. Un lupo mannaro, guarda. Un maniaco. Sì, è vero. Bellissimo. Guardalo. Ma tu lo tratti come se fosse. Di, lo tratti come se fosse normale? Di. No. Guarda che non ci crede nessuno. Francesca deve passare, spostati. Dai, un fastidio incredibile. Senti, vai a attaccare. Vieni qua. Ah, eccolo qua dove è l'altro. Non l'avevo visto. Ci sono delle persone che ti possono aiutare, sì. Sì, lo so. Però abbiamo strutture adatte. Dice che ormai hanno fatto troppo con te. Ma cosa fai seduto là, spiega? Faccio il disabile. Beh, ma anche se non ti sedevi? Ero disabile. Mentale. Queste carrozzelle qua, a venderle tutte, quanto facciamo? Beh, qua almeno 2000 euro a carrozzina le facciamo. Sì. Ce ne saranno 100, quindi fai i calcoli. Come ti è sembrato quest'anno il Sardinia Open? Bruttissimo. Devi parlare male, se parli bene ti tagliamo, se parli male invece vai in onda. Non riesco a capire come ha fatto a vincere il premio come miglior torneo dell'anno. Infatti qua non funziona niente, di la funziona nulla.
Solo maschi come volontari? Volontari. Non professionali, non professionali. Niente, no, no. Adesso diciamoci la verità, dai, qua non è un ambiente giusto. No, e poi è tutto. Però, è un po'. Non convincere chi vogliono loro. Bravo, l'arbitro. Tu comunque devi cercare di fare pubblicità negativa, perché sennò qua continueranno a farlo. No, ma non vengo più. Questi italiani così furbi. Troppo furbi. Troppo furbi. Quindi mettiamo una pietra sopra. Anche due. Anche due. Sì, sì, sì. Salutiamo. Non veniamo più noi, no, diglielo. No, no. Non veniamo più con quel signore lì, cioè. E non farti più vedere. Ciao. Vergognoso. Diglielo. Ciao. Addio. No, no, ciao no, perché poi troppa confidenza. Bravo. Buonasera. Buonasera, arrivederci. Sì. Volevamo avere un suo parere sul Sardinia Open. Ci può dire due parole? Certamente, stiamo parlando del peggior torneo in assoluto al mondo. Ecco, lo può dire a voce alta per fuori, perché io voglio certificare questo fatto. Peggior torneo al mondo. Poi abbiamo veramente una rappresentanza femminile, se vogliamo inquadrarla, pessima. Pessima, sì, adesso la vedremo tra poco quando passa. Come passerà, non con le tette piccole, apparenti, vero, e quindi non io amo invece le tette grandi. Sì. E quindi quella fa scenografia diversa. Non ci verrò più. E l'organizzazione com'è qua? Gli arbitri sono i peggiori del circuito, non ho mai visto cose peggiori. Ma bisognerebbe compilare una scheda negativa sulla struttura, anzi io direi di più, io mi attiverei con una denuncia. Troppa poca. Io sono troppa poca? Troppa poca figa. No, questo lo dobbiamo tagliare, no? Rifacciamo. Troppa poca professionalità. 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 E quindi io credo che dovremo mettere mano al torneo dando la direzione del torneo al grande Enzo Miele, sì, che è il presidente di Sfide, che lui sa come si organizzano. Non invece come fanno loro qua. Non come il Sardinia Open. Attenzione, in avanti. No? Sono... Quindi lei può certificare che qui messi male. Messi male. Messi male. Io preferirei di passare la parola a Miele. Lui sarà un po' più dolce come persona. Nel senso che dirà qualcosa di più dolce. È napoletano. Di più. Ah, è napoletano. Beh, tanto siamo abituati con gli stranieri qua. Allora, dov'è? Qui? Infatti. Ma poi soprattutto questi qua del Sardinia Open. No, dice che è disorganizzato. I ragazzi che spingono sono veramente dei scortesi. Eravamo 120, io ho visto che ogni parli, parli male, parli male dell'evento, che è brutto qua. C'è qualcuno. Ma poi fregano le carrozzelle, è vero? È vero, sono fatto qua. Sì, effettivamente io dormo con la catenella sul letto. Ma questa è l'organizzazione, che non controlla bene. Guarda, io non voglio lanciare accuse a Bambera. Facciamo nomi. Ho visto uno con le fattezze simili a Corradi. Corradi girava di notte. No, Corradi non si può toccare, che lui è del clan, attenzione. Ma lui dice anche la moglie, dice anche la moglie, una che no? No, che sono tutte parole che dice lui, io non ho detto niente. Volete far diventare come Tommaso Cuscetto. Mi volete fare diventare. Dai, dici qualcosa che non si può dire. Pentito del Sardinia Open. Bravo! E poi voglio la protezione per gli altri tornei. Dopo prendi anche lo stipendio. Cacchio. Dopo diventi un personaggio famoso, hai capito? Voglio un lavoro in una città di mare. Anzi, non lo voglio il lavoro. Bravo, ma dati i soldi. Voglio i soldi direttamente in una città di mare. Bravo! Dirò i nomi di tutti, sputtani tutti. Codici fiscali, quello che dirò io, l'INPS quest'anno guadagnerebbe milioni di euro. Addirittura! Sarebbe un taglio alla sanità che tu non hai idea. Vabbè, e quindi concludendo cosa facciamo? Concludendo qui, che ci torniamo l'anno prossimo o no? Di la verità. L'anno prossimo sei rimasto profondamente deluso, e cosa farai l'anno prossimo? Io l'anno prossimo penso che sposterò il Sardinia Open un po' più in là, verso Porto Cervo. Quindi cambierai città addirittura, perché è Alghero, vero? Io assolutamente non voglio più tornare qua. Non ci siamo. Cioè, questo sarà l'ultimo anno che vengo nel 2014. Poi nel 2015 vengo più. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Salve, lei la Galletti? Sì. Posso fare due domande? Ciao. Buongiorno, signora Galletti, come sta? Bene, grazie. Sento, ho parlato adesso con suo marito. Sì. Mi ha detto che l'anno prossimo sposta l'Open di Sardegna, non è contento, l'Open Sardegna lo sposta a Porto Cervo. Come mai? Dice che non è contenta lei. Cos'è che non le è piaciuto? Dica. Deve essere sincera, se non si preoccupi. Cos'è che non le è piaciuto? Che suo marito, eccolo qua che sta arrivando, vede? Ha girato. Ah, ecco, meno male. Dice che non è contenta, cos'è successo? No, ma io sono stracontenta, chi l'ha detto? Non è vero. Ah, non è contenta, quindi lo lascerà ancora qua ad Alghero? Lo lascerei qui ad Alghero. Quindi, brava, glielo dica a suo marito, che ci ha detto delle cose bruttissime. È vero? Ma non è attendibile mio marito, non l'ha ascoltato. Bravo, infatti noi siamo venuti apposta a certificare da lei, quindi siamo più tranquilli.
State tranquilli. Va bene, grazie mille. Vi do il consenso di rifarlo di nuovo qua. Va, ci dà la benedizione, ci faccio proprio la benedizione. Mi benedico. Ok, grazie. Ciao. Ciao. Tony, scusami, si è fatto tardi, che ora è? Cosa vuoi da me? Vai e comprati l'orologio. Devo comprare l'orologio? Beh, in effetti non ce l'ho. Hai un posto? Mi puoi consigliare un posto dove comprare l'orologio? Ma mi hanno detto che c'è un negozietto in via Cagliari 22. Mi sembra che si chiami AR Orologeria. L'orologio da? AR Orologeria. Perfetto. Sono orologi via... bruttini però, eh. Via Cagliari. L'hai preso là? Cinghietta, l'ho preso stamattina, c'è già la cinghietta rotta. Ah, ma fate le truffe allora, fanno le truffe in quel negozio. Non hai comprato questo? No, allora mi hanno truffato. No. Chiama la finanza o carabinieri, per favore. Qua bisogna fare l'accertamento. Sì. Beh, in effetti... Ma queste sono a carica luce. Tu me lo metti al sole e il sole ti dice che ne sono. Va bene, ricorda qual è l'indirizzo del negozio, dai. Via Cagliari 22. Via Cagliari 22, mi raccomando, andateci perché stanno alla canna del gas, va bene? Grazie. Prego. Andateci perché stanno alla canna del gas, va bene? Posso chiederle un commento sul Sardinia Open? Guardi, siamo solo io e lei, non c'è la telecamera. Ma passiamo, sono di parte io, perché ci lavoro. Ah, ci lavora? Sì, no, ci lavoro, do una mano come vorrei. L'abbiamo vista prima consumare, ha fatto lo scontrino? No. Come mai? No, io sono ex finanziere, non faccio. E quindi fa scontrini. Quel pezzo di mi ha detto di parlare con te per fare la chiusura della puntata. Ti chiami Cancelli, giusto? Esatto. Quindi sono. È colpa loro, vedi? Vuoi dire qualcosa? No, beh, ringrazio per questa intervista di chiusura. Anche penso che grazie a Pennello. Anche perché qualcuno di loro in mezzo al cancello ci si è chiuso, dato il quoziente. Cosa ne... Guarda che faccia c'è quello lì. Primo turno di doppio, partita molto molto equilibrata, persa purtroppo 10-6 al Super Tiebreak. Ai. Però è colpa tua però, vero? È colpa tua? No, di chi? Fattori. Non è mai colpa sua. No, ti sei trovato bene quest'anno? Molto bene, è la prima volta che vengo e non ci vieni più? E pensano di tornare l'anno prossimo. Ah, torni? Sì, torno. Vuoi dire qualcosa? Vuoi lanciare un messaggio alle persone che ti stanno guardando in questo momento, consigliando, dicendo di venire l'anno prossimo al Sardinia Open, oppure lo sconsigli? No, su tutta la linea, di la verità che ti sei trovato male, dillo. No, dillo. Consiglio di venire sia come giocatore che come spettatore. Perché... ti sei annoiato, di la verità, parla male, no, dai. Mi sono divertito. Ma guarda che fate. E dove, quanti anni hai? 13, 14? 21. Ah, 21? Ah, sei maggiorenne? Sì. Oh signor, va bene. Senti, ma come fai a inquadrarci tutte e due? 50. Casomai ti potresti mettere su un... ecco, sul cestino della spazzatura, vieni qua. Mettiti in piedi qua. Allora, Dolores. Allora, oggi ti abbiamo ammirato. Stai riprendendo? Dolores, oggi ti abbiamo ammirato tutto il giorno. Sei arrivata adesso, vero? Sono arrivata, sì, 5 minuti fa. Senti, ma la gente qua chiede la Sardinia Open. Vuole sapere, sei ancora disoccupata? Sono... No. Dice che stai suonando i citofoni a casa della gente per dire il telegiornale, vero? Mi puoi dire per favore dove abiti, così vengo anche a casa tua e ti insegno un po' di cose. Senti, vuoi fare un saluto che siamo in chiusura? No, tu devi chiudere il Summer Beach. Dai, chiudi Summer Beach. Non siamo a Summer Beach. Dai, chiudi Summer Beach. Chiudiamo il Summer Beach e apriamo. Dai, parla del Sardinia Open. Dai, parliamo del Sardinia milese. Open. Dai, dica. Io pensavo fosse il milese. Di stampa era milanese, ma il milese fa i panini buoni davvero, migliori. Ti devi prendere la citrosidina dopo perché è un'acidità di stomaco pazzesca. No, perché tu esageri, invece tu mangi il tuo panino, ti bevi la tua bella bibita e vedi che citrosidina non le devi prendere. Che ruffiana che sei. Dai, salutiamo lo sponsor. Ti regaleranno un panino il miglior vado. Sponsor di com'è il miglior sponsor milese, poi e poi tutto lo staff del Sardinia lo Open. Facciamo venire tutto lo staff e poi c'è che giunge che... mi stai utilizzando, io vorrò essere pagata. Dai, per vieni, questo vieni. Facciamo le interviste? Ciao, io sono Antonio. Perché sei rachitico? È perché ho preso molto freddo ieri notte. Dovresti coprirti di più. E tu? Ciao, io sono Simone. Ciao. Sei meglio di lui però. Direi proprio di sì. E su questo? Cioè, scusami. Perché mette gli occhiali, fagli togliere gli occhiali. No. Guarda. Perché è che prima? alla camera. Perché non capisco. No, ma io direi di chiudere perché qua stiamo esagerando. Senti, va bene, allora io chiudo anche perché sennò. C'è sempre, questo c'è sempre, fantasma c'è sempre. Paolini della situazione. Va bene, dai, teniamola buona. Salutiamo tutti, dai, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.